cominciamo con quella straniera. Shadi, si è detto che il carnevale in Medio Oriente, ricordiamo per chi ci segue da casa, che il Medio Oriente è una tradizione. Una psicoterapeuta, questo giro pindalico, e dici la ricetta qual è? Allora, ho fatto il cube, che non è altro che uno sformatino di carne a tre strati con del grano spezzato. Viene fatto germogliare questo grano e poi viene spezzato e viene inserito all'interno del primo strato di carne, che c'è carne, cipolle. La caratteristica della cucina medio orientale è quella di riempire, di fare proprio dei piatti forti. Esatto. È una vostra caratteristica. Anche questo piatto, un involucro fatto da questa pasta qui. Caratteristica di preparare il cibo, se si fa per la domenica, il sabato, perché le vostre cotture sono molto lente. Di solito nelle cucine, adesso di meno, però si trovava un solo fornello. Esatto. Io mi ricordo che tu una volta mi hai parlato di tua nonna e mi hai detto questo, vero? Sì, perché ovviamente si preparava tutto il pasto nel tempo. Hai studiato? Pisa, laureato in? Bene culturale. Beni culturali. I suoi beni culturali, poi capisce che... famiglia, tutti. Tardivo del basilico e del porro. Poi, siccome invece i nostri piatti sono fatti tutti espressi e non il giorno prima come... Infatti noi poi ci andremo. Dai, Michael, non ti voglio rubare lo scelto. Niente, stiamo cucendo il riso, l'abbiamo... Con che lo tiri il riso? Niente, il risotto lo mantichiamo con il burro, con del brodo, burro, e poi mettiamo le verdurine che abbiamo tagliato a cubetti e le abbiamo sbollentate in acqua salata. E poi li metteremo dentro per dare colore e vivacità al piatto. Ecco, allora, mentre cuoce il riso, vai. Vedi la creatività che ha avuto, cioè, non ci sono primi. E lavori quasi sempre con Shadi, come vi trovate? Ma sì, quasi sempre lavoriamo. Bene, c'è un bel feeling. Poi devo... È carnevale tutto l'anno. Certo, devo dire che in cucina potremmo imparare a introdurre le spezie in piccole dosi, esatto, e assaggiare. Piano. Adesso, finito il piatto, lo mettiamo in forno per quanto? Una quarantina di minuti a 180 gradi e si lascia. In questo caso con le verdure sei riuscita a dare questo tocco di colore, dai. Sì, e ora poi dopo... Ora si impiatta. Sì, adesso impiattiamo. Ah, lo state facendo subito il passaggio? Fallo, sì, al volo, fallo. Il riso si scuoce. Hai se ragione, no. Tu sei il vero buon gustai di questa televisione. Vabbè. Amante del risotto, non poteva non tradire il suo maestro. Anche il professore ha avuto tanti alunni. Scusi, e mica tutti sono venuti. Rinfrescami il nome del piatto. Allora, questa si chiama cube, quindi sformatino di carne con grano speziato. Questo grande bacino del Mediterraneo, che gli elementi arrivano molto, sono arrivati tutti da là, la melanzana. Posso dirle una cosa? Non so, adesso abbiamo un collegamento. No, non lo guardare, Shadi. Parola alla regia. In Svizzera ci saranno i dolci, Susanna e Carlo. Carlo, chi attacca di voi due a parlare? Diciamo, esatto, che è una mela cotta al forno con del vino rosso e della bacca di cannella, per profumare un po' il nostro sentore di mela e vino. Poi va tutto frullato. Esatto, abbiamo aggiunto del miele per addolcire un po', anche perché il miele in effetti è lo zucchero d'eccellenza nel momento del carnevale. Ora stiamo frullando con il nostro fior di latte, che è composto da latte fresco, panna, zucchero e miele. Carlo, ma scusa, ma l'hai vista quella immagine di quello che stava girando? E non ti immagini voi cosa avviene dopo, alla fine. Ma si è capito che per te veramente è la festa d'élite, perché lui è golosissimo, proprio i dolci vivrebbe colazione, pranzo e cena. Mitsuide, ho detto bene, no? Già dire il tuo nome è uno sforzo. Parliamo della tua ricetta invece, perché il Giappone, devo dire, chi è che non è curioso di capire come questa cucina, perché è una cucina che tende tantissimo all'eleganza e alla... Queste carote a spirale, guardate, fammele vedere alla telecamera, perché guardate come sono sottili... E fomachi. Che vuol dire? Vuol dire... sarebbe tipo sushi, no? Sì, che il sushi è il pesce... Del dolce con Carlo e Susanna, chi è dei due che ci racconta qualcosa sulla ricetta? Allora, Palmiro, il gelato è nella gelatiera. È nella mantecatrice, quasi. Questo è il taglio a bastoncino. Tu la conosci la cucina giapponese, Microfono, Carlo, il microfono a... Loro hanno vari tagli, ma in modo particolare... Il re deve morire.
A volte si faceva la parodia di un vero e proprio processo, con tanto di sentenza, anche sentenza di morte, con tanto poi di parodia del funerale. E il testamento a te? Il re, morendo, fa il testamento e lascia. Che cosa lascia? Per esempio, la... Tutti i colori, guardate, perché nella vostra cucina le verdure, il riso e il pesce sono la base... particolare. È una salsa piccante. Sì. Vai, arrotola perché questa è un'arte, devo dire. Io devo dire che preferisco Palmiro, qui il gelato. Le cose un po' più ghiotte. Perché poi dopo si deve tagliare nettamente. Ciso. Proprio, un uomo veramente aiutiamo. Bisogna... Ho un servizio, preciso. L'ultimo collegamento, ragazzi. Intanto c'è diamo lo capelli, spazio sentiamo, a Palmiro. Ma la poesia migliore sarebbe sentirlo, ti assicuro. Aspetta. Alex, possiamo tagliare, abbiamo finito il tempo, Susanna. Che devo dire, la grande manualità ci ha veramente stupito. Allora Susanna, una parola, qui due piatti, due parole sui piatti che stanno finendo loro. Carlo, vai a finire là che io faccio la cosa con l'australiana. Ripresentiamo, vai, Susanna, che siamo il nostro piatto di Michael. Allora, un risotto con dei coriandoli. E fare una lezione di gelato all'interno di questa scuola e hanno regalato questo. Can I ask you an information? Posso chiedere una cosa? But in Australia do I release the carnival or no? C'è il carnevale o no? Oh yes, we have big carnival. C'è un grande carnevale? A carnevale, we have a big parade. No, c'è un microfono, lei. Big parade? A big parade and then following that we have a big food festival. C'è un grandissimo festival del cibo. What is most important for the drink? Food. Oh, yes. Yeah. Yes. Do you have Alex? Do you have Alex in Australia? My husband. We have. I think I've met Alex. Yes. Yes. C'è anche lì. C'è anche lì. Allora, io ringrazio tutti. Sì, Piccolotti lo so, ma il nome. Gianni. Grazie a tutti di averci seguito in edizione straordinaria. Wow.